Ciao, buongiorno a tutti. Vediamo brevemente il grafico su un ETF, è l'ETF XBR MIB, che è un ETF che nasce short, ossia comprando questo ETF si punta sulla discesa del prezzo del nostro indice FTSE MIB, per cui più noi vedremo il prezzo salire, più vuol dire che il nostro indice sarà sceso. Volevo vedere questo grafico perché effettivamente ci aiuta quindi indirettamente a capire cosa potremmo aspettarci dal nostro indice. Il prezzo è con candele giapponesi in time frame daily, abbiamo due medie mobili, la 50 semplice, questa rossa, e la 200 semplice, sempre questa nera, e poi il nostro solito MACD settato a 32.200. E qui la situazione è tra virgolette preoccupante, nel senso che le medie si sono incrociate al rialzo e il MACD, eccolo qua, è anch'esso al rialzo e ha da poco tagliato lo zero. Indice che quindi il trend da ribassista di questo ETF che era, adesso sta invertendo e comincia a disegnare un trend rialzista e quindi va a far presupporre che invece il nostro indice possa di contro deprezzarsi. Quello che vediamo è che anche con analisi tecnica molto semplice noi possiamo individuare un supporto che è coincidente con la media 200, per cui potremmo in teoria aspettarci ancora una discesa di questo prezzo, ma poi secondo me perlomeno è possibile, sarà possibile vedere un rimbalzo delle quotazioni dell'ETF e quindi un logico deprezzarsi poi del nostro indice anche. Con un'altra trend line che è abbastanza semplice da tracciare, vediamo come noi avessimo una resistenza quasi statica, ma in verità dinamica, una resistenza molto molto chiara, testata più e più volte, eccoci qua, guardate quante volte, come poi questa resistenza si è stata rotta e ora siamo appunto in fase di retest, ma le medie sono rialziste, il MACD è rialzista e quindi potrebbe sembrare che questo trend ribassista possa ora diventare appunto rialzista e quindi chi volesse puntare sulla discesa del nostro indice sicuramente può avere conforto nell'analisi tecnica di questo grafico che sembra appunto dire che questo ETF short possa semplicemente da qui in poi salire proprio perché anche questa resistenza dinamica è stata rotta e siamo in fase di retest. Occhio quindi ai movimenti del nostro indice che come vedete possiamo anche andare a interpretare e monitorare tramite uno strumento come questo che null'altro è che un classico derivato. Buon pomeriggio a tutti.